Salve a tutti e benvenuti in questo primo episodio di Hi Sir. Questo è un format di cui parlerò d'inglese e vi spiegherò alcuni, diciamo, trucchi per parlare bene l'inglese. Io non vi parlerò di grammatica in generale o di come si parla inglese in generale, ma mi focalizzerò su alcuni, diciamo, trucchetti che possono servire nella vita di tutti i giorni. Questi video di Hi Sir sono dedicati a persone che già hanno dimestichezza con la lingua inglese e vogliono migliorare. Quindi, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di una cosa che ho scoperto pochi anni fa, ovvero di quello che viene definito il they epicene. Tutti noi sappiamo, più o meno dalla prima lezione di inglese, che they è un pronome personale che, diciamo, viene tradotto in italiano con loro o essi. Tuttavia, in inglese può essere utilizzato per indicare un'altra cosa. Nella fattispecie può essere utilizzato come pronome personale che non si riferisce ad alcun genere specifico. Cosa voglio dire? In inglese, quando bisogna iniziare una frase in terza persona singolare, bisogna specificare il pronome. Molto spesso in italiano i pronomi vengono messi. Faccio un esempio banale. Noi diciamo mi chiamo Tizio, mi chiamo Caio. Raramente diremo io mi chiamo. Questo perché in italiano i verbi vengono coniugati per ogni pronome personale, sia che sia la prima, seconda, terza persona singolare o plurale. Invece in inglese questo no, perché a parte per il verbo essere, che ha una declinazione un po' diversa, tutti i verbi sono declinati alla stessa maniera al presente, tranne la terza persona singolare. In italiano dobbiamo dire si chiama Giovanni, in inglese diremo his name is Giovanni. Possono succedere dei casi in cui, quando noi facciamo una frase, noi non sappiamo il genere della persona a cui ci stiamo riferendo, perché magari non lo sappiamo. Vi faccio un esempio molto semplice che può succedere nella vita di tutti i giorni. Facciamo finta che sto parlando con un mio collega e vede che non sto bene. Hey dude, what's up? I had an argument with a friend of mine. How come? They bust my balls. Lo so che è volgare, io mi sto riferendo a una terza persona singolare, ma utilizzando il pronome they, perché io in questo caso non ho voluto specificare se si tratta di un lui o un lei. Supponiamo un altro caso, che io ho un figlio, quindi il mio amico. What's the name? His name is Nicola. Come avete visto, la mia risposta è stata his name is Nicola, che già in quella frase io sto specificando che si tratta di un bambino maschio. Molti potrebbero dire, ma perché utilizzare they e non it? Sì, è un pronome personale neutro, non si usa né per he né per she, ma viene utilizzato molto spesso per le cose inanimate o per gli animali. Attenzione, se parliamo di animali domestici, tipo i nostri cani, i nostri gatti, a cui diamo un nome, it non è utilizzato. Le persone si riferiscono ai propri animali domestici con he o she, dipende da genere dell'animale, se si tratta di un cagnolino o di una cagnolina. Io vorrei condividere come ho scoperto di questa cosa. L'ho scoperto andando a vedere delle informazioni aggiuntive per quanto riguarda un personaggio di uno dei miei anime della mia infanzia, ovvero Hunter x Hunter, che tra l'altro vi consiglio di andare a vedere. Nella fattispecie c'è un personaggio che appare avanti nell'anime che si chiama Neferpitù. Quando andai a leggere queste informazioni, tutte queste informazioni erano scritte con il pronome they e tutti i vari aggettivi e pronomi possessivi collegati. Perché questo? Perché il genere di quel personaggio non è chiaro. Perché nel manga viene trattato come maschio, però nell'anime ha una sorta di seno prosperoso, anche se comunque nella traduzione giapponese vengono prettamente utilizzati i pronomi maschili. Quindi siccome c'è un'ambiguità di genere, gli autori di quel sito hanno preferito utilizzare il pronome they, né he o she. Molto bene. Se vi è piaciuto questo video, state sintonizzati, iscrivetevi al canale, così che gli altri video che pubblicherò, sia per quanto riguarda questo nuovo format Hi Sir, e per quanto riguarda gli altri format anime della nostra infanzia, Gimplotti e Condotti PS, quindi iscrivetevi al canale e ci vediamo col prossimo episodio. Ciao!